Intesa del Vento, sì. Tu sei anche vicepresidente del Centro Velico 3V, quindi sì. Qui te ne intendi, insomma, adesso avrete organizzato che arriverà pure un po' di ponente. Però questa tua, allora, intanto tu sei il commodoro della flotta Hobbycat più antica d'Italia, la 302, quindi è una flotta gloriosa. E poi sei l'armatore, sei regatante, sei l'armatore di questa barca che si chiama 16. Che è bella questa cosa, questa. Perché? Perché questo è un Hobbycat 16, ma se tu conti a tornare indietro, 19, 18, 17, 16, perché 16? 16. E quindi, siccome c'è anche lo schema del tris, con fatto il tris fuori, pensa fuori dalla scatola l'Hobbycat 16 diventa 16. E questo è perché Hobbycat è un po' fuori dalle regole. Ecco, ecco la famosa Hobby Way of Life. E te da quanti anni vai sull'Hobbycat? Io sull'Hobbycat da 10 anni, ne ho 61. Il rimpianto è quello di non averlo cominciato prima, perché è un gioco bellissimo. Invece stavo sempre su quelli che adesso io chiamo i mezzi catamarani. Cioè adesso facciamo nomi, se no, no si offendono. No, poi si offendono. No, ma senza fare nomi. Però tu a un certo punto dici: quanto Hobbycat mi sono perso? Quanto Hobbycat mi sono perso? Me l'hanno fatto scoprire a 50 anni. Dicevo, un amico va, dice: andiamo, dico, guarda che io non ci sono mai stato, so che è un animale impostato. No, no, io ci so andare, non ti preoccupare. Sei sicuro? Guarda, li vedo che vanno giù. Dicevo, no, non andiamo. Io ho fatto questa ora di noleggio su un Hobbycat a 50 anni, dopo 35 che andavo comunque in barca a vela, e dopo 36 ore ne ho comprato uno. Il primo che ho trovato sulla spiaggia. Dico che è come fare un passo delle Dolomiti con una Ducati 99S oppure con una Fiat Duna Diesel. Questo più o meno è la differenza tra l'Hobbycat e questa passione forte che tu hai subito avuto ti ha portato pure a diventare il commodoro della flotta. Sì, quello più che la passione è stata la gentile concessione del presidente della flotta, che in qualche modo noi abbiamo fatto anche già un percorso da dilettanti di avvicinamento all'agonistica con un piccolo circuito Ecovela Play, che poi ha avuto la sua evoluzione ed è diventato un po' un movimento anche di sostegno ecologico, perché Ecovela si lega a questo fatto qua, e poi siamo cresciuti un po' tutti quanti. Qualcuno adesso sta qui a fare il campionato come me, non per vincere ma per partecipare. Che flotta è questa 302? Ecco, perché molti per partecipare, non per vincere, però ci sono anche dei giovani interessanti, e poi lo sentiremo anche da voce di un coach d'eccezione che è un atleta di classe olimpica, Francesco Porro. Diventa anche un serbatoio di possibili giovani ricambi per i catamarani olimpici. Questo, quindi c'è un po' la diversa anima, no? C'è questa diversa anima, secondo me è nel catamarano, è nell'Hobbycat che ha queste due anime, perché soprattutto questa classe, il 16, si presta a un uso molto agonistico e molto spinto, dove serve anche molta tecnica e molta capacità. Nello stesso tempo è una barca molto robusta che il dilettante o il padre di famiglia può usare per fare un giro con la famiglia, e questa secondo me è la chiave di successo poi questa barca, che in qualche modo è intramontabile. Te l'Hobbycat quando l'hai scoperto invece? È 20 anni fa, pure io abbastanza grande, diciamo. L'ho scoperto, ma in seguito a una grande conoscenza che ho fatto. Una grande conoscenza. Ho conosciuto mio marito e ho imparato sull'Hobbycat, devo dire, grande. Non mi sono più staccata da questa barca, la trovo bellissima. La trovo non modificabile, è nata così e così deve rimanere. Vedo che tantissimi giovani nel tempo l'hanno presa, hanno pensato di modificarla, invece sono ritornati all'Hobbycat originale, l'Hobbycat 16, che è proprio un'imbarcazione assolutamente originale, sarà sempre questa, e noi tifiamo per questa classe.